Innanzitutto bisogna resistere alle cosiddette soluzioni facili, perché spesso quando ci troviamo davanti a sfide importanti, anche come questa adesso dell'emergenza profughi, c'è chi propone le soluzioni facili, chi vede soltanto il bianco e il nero, e bisogna resistere, perché non ci sono soluzioni facili in un mondo che è diventato molto più complesso. Bisogna avere il coraggio di spiegare alla gente quali sono anche le origini di un problema e quali potrebbero essere le soluzioni, anche se non sempre sono, diciamo, subito dietro l'angolo e se richiedono un grande impegno che va avanti anche per anni e mesi. La condivisione, a mio avviso, è camminare insieme proprio per riaffermare i valori della società. Camminare insieme significa condividere tutto quello che si fa per non solo affermare i valori conquistati, ma soprattutto per insegnarli ai giovani. Oggi vale la pena resistere a tutte quelle forme di pigrizia intellettuale che ci portano a considerare inutile il pensiero diverso dal nostro. All'indifferenza, perché è il male del nostro secolo, perché siamo indifferenti a tutto, le cose le tratteniamo per un tempo troppo breve, dobbiamo caderci dentro, tuffarci, approfondirle e dobbiamo, ciascuno di noi, prenderci una responsabilità, questo dobbiamo fare.